Buonasera a tutti, scusate lo spazio ristretto, ma saremo più caldi se ci prepariamo per l'inverno. Allora, sono Paolo Ciericola, sono il fondatore e il presidente della Scuola di Respiro, che ha due sedi, una a Roma e una a Parma, e noi ci occupiamo di tutto quello che possa aiutare la persona a stare bene. Lo facciamo tramite il respiro. Ho cominciato 30 anni fa con questa esperienza e nel mio percorso ho incontrato un sacco di persone molto interessanti, tra cui la persona a fianco si chiama dottoressa Luciana Cantafio, che ci siamo conosciuti nel 2000, torna il macello d'animato, tanti anni fa, con la storia della nuova medicina e delle leggi biologiche che sono state scoperte da dottorame. E quindi quello che stasera ci parlerà la dottoressa sarà un po' di 5 leggi biologiche e di altro, e semplicemente buon ascolto, buona scoperta, perché ci saranno delle cose sicuramente che dirà molto interessanti, che per me hanno cambiato molto di molto la mia vita, il mio modo di concepire anche le malattie, perché a quelle che sono chiamate malattie, che in realtà non sono malattie ma programmi senza pietà natura. Comunque lascerò la parola adesso alla dottoressa Cantafio, parlerà molto meglio di me, dirà molto più istruita di me. Grazie. Luciana Cantafio, buon ascolto. Bene, benvenuti a tutti, è molto bella questa serata che finalmente si è concretizzata e, come dice Paolo, parlerò, sì, 5 leggi biologiche saranno solo nominate perché non è la sede. Durante il seminario, quando si fa di una giornata, si parlerà anche abbondantemente di quello, ma fondamentalmente il mio obiettivo di questa sera è in poco tempo, un'oretta e mezza, non di più, poi spazio aperto alle domande, e vorrei portarvi invece in posti assolutamente sconosciuti. Cioè, noi faremo un piccolo percorso per arrivare a capire come conosciamo della realtà soltanto il 10%, se vogliamo essere ottimisti. Ma anche soltanto guardando il sistema uomo noi ci rendiamo conto che non lo conosciamo, non sappiamo quanto è misterioso, di quante cose è fatto. E quindi ecco la provocazione è proprio questo: la sofferenza e malattia possono vedersi con altri occhi? Questo è l'obiettivo che, visto che io sono medico, anche se mi interesso di fisica quantistica, io sono un medico, un ginecologo specializzato in ginecologia, ho incontrato nella mia vita miliardi di cose, perché penso che nella mia vita non c'è stato un sabato e domenica, ce ne saranno stati 7-8 in tutto l'anno in cui stavo fermo, ma tutti gli altri ho fatto qualcosa. Poi a un certo punto era talmente tanto quello che avevo fatto che mi ero persa, perché non sapevo più qual era la cosa più importante, quello che volevo fare. Erano tanti giocattoli che avevo e che l'indomani cercavo di utilizzare con i pazienti. Finché poi sono arrivate due cose nella mia vita che hanno cominciato a darmi una direzione. Una è la fisica quantistica e l'altra è le 5 leggi biologiche del dottor Amo, che mi hanno permesso di cominciare a riordinare tutto quel sapere che avevo e metterlo in una direzione molto più produttiva. Considerando anche che io faccio il medico di base a 1500 mutuati qua in un paese vicino Roma, io sono a Gallicano nel Lazio, e che faccio da quasi 28 anni questo lavoro, è proprio in questo posto dove nessuno sa che io mi interesso di cose diverse, magari adesso ultimamente l'ho cominciato a vedere su internet, dove mi vedono da qualche parte, ho potuto sviluppare tutte queste idee, tutto questo modo di lavorare diverso, cercando sempre più di rispettare la persona. Faremo un po' il percorso insieme, ripeto, è un brevissimo percorso stasera, per darvi dei flash di che cosa possiamo trattare in un seminario di una giornata intera. E allora, oggi è l'11-11, non è una data casuale, quindi è una data anche molto interessante. L'11 è il numero del cambiamento, quindi ci sono due 11 e quindi è anche una giornata molto particolare. Infatti è un anno che cerchiamo, dicevo con Paolo, di fare questa giornata, non ci siamo riusciti, l'abbiamo anche rimandata dalla settimana scorsa per arrivare a una data sempre più giusta. Niente succede per caso, ricordatevi, non c'è mai niente che è casuale, ed è questa bellissima frase, dice: il caso è il nome di Dio quando si veste di incognito. Quindi non c'è mai niente che accade perché non debba accadere.
Siamo noi gli artefici della nostra vita, siamo noi gli artefici di tutto quello che ci circonda e soprattutto se da tutto quello che ci capita riusciamo a trovare la parte positiva, cioè l'esperienza che ci dà quella cosa, la nostra vita diventa una magia. Non c'è più niente che sia brutto, non c'è più niente che non valga la pena di essere vissuto. Allora cominciamo con questa frase che mi piace tantissimo, di Paracelso. Noi parleremo soltanto delle cose che sono difficili e non afferrabili coi sensi e che anzi sono quasi contrarie all'evidenza dei sensi. Vuol dire che il mondo in cui ci stiamo addentrando, quello di cui parleremo, è un mondo sottile, non è il mondo che apparentemente è molto sfacciato, vediamo tutti i giorni, ma è un mondo più sottile, quello che è misconosciuto, ma non per questo non è quello che comanda la nostra vita. E qui comincio con questa è un'immagine che porterò, penso, ormai chi mi sente già da parecchio anno sa che lo porto tutte le volte questa immagine, perché è un'immagine che racchiude veramente il nostro modo di vivere. Questa è una favola, un'antica fiaba indiana, sono sei ciechi che cercano di descrivere un elefante, per cui questo cieco dice questo è un serpente, questo dice questo è un albero o una caverna, oppure questo è un ramo, questa è una montagna alta, questa è una foglia appassita. Che cosa vuol dire questa immagine che ho portato? Che è un po' il problema che abbiamo nella vita attuale. Ognuno crede di avere la verità, ognuno crede di sapere quello che c'è da fare, ognuno è sicuro di quello che dice, ma fondamentalmente ognuno sta vedendo un pezzetto, perché siamo ciechi e soltanto nell'unione di tutte le verità ne potremo avere la verità, semmai ce n'è una. Che vedremo alla fine che più raggiungiamo la verità e più le verità si allargano e diventano irraggiungibili. Quindi non c'è questa vita non è altro che un meraviglioso viaggio verso una meta che non si raggiungerà mai. A me piace definirla in questo modo.